Buongiorno amici di Motori Online, come avrete visto sulla diretta sul nostro canale Facebook è stata appena presentata qui a Martorell vicino a Barcellona la nuova Seat Leon per il 2020. Si tratta di un'auto molto interessante che è cambiata sia dal punto di vista estetico che da quello tecnologico e meccanico. Andremo a analizzare tutti questi aspetti nei prossimi giorni nei nostri servizi dedicati, ma per il momento cominciamo a scoprire, ad avere una prima infarinatura di questa nuova hatchback del marchio spagnolo. Come dichiarato dalla stessa casa durante la presentazione, la nuova Seat Leon 2020 presenta delle forme più moderne e nette, andando a ridisegnare alcune delle sezioni molto importanti, soprattutto sulla fiancata e sul cofano. Stiamo parlando ad esempio della griglia, ora decisamente più al passo con i tempi, pur mantenendo la stessa forma complessiva. Il cofano è stato allungato e presenta ora una doppia nervatura centrale con il profilo che si ferma diversi centimetri prima di toccare la calandra. Sulla fiancata notiamo come sia cambiata la struttura della carrozzeria, con meno parti arrotondate e delle linee più nette e pulite che partono dai fari interiori per poi arrivare fino alla zona posteriore. Il retro si caratterizza prima di tutto per la nuova grafica del nameplate Leon, ma il vero grande cambiamento è la linea luminosa coast to coast che divide in due la carrozzeria e che viene sovrastata da un piccolo spoiler che contribuisce a rendere più dinamico lo stile della vettura. A livello di design, la nuova Seat Leon 2020 ha fatto passi da gigante, soprattutto all'interno. È cambiato tutto, dalle forme e dalla posizione delle bocchette per il climatizzatore fino alla forma del volante, molto più sportivo. E infine il sistema di infotainment, che ora può contare su un display fluttuante al centro della plancia con un pannello da 8,25 pollici di diagonale. Debutta inoltre sulla nuova Leon il Seat Digital Cockpit, ovvero il quadro comandi che fornisce tutte le informazioni su un pannello da ben 10,25 pollici. Saranno offerti 4 diversi allestimenti: Reference, Style, Excellence e FR. Quest'ultimo è ovviamente il più sportivo e top di gamma, con sospensioni specifiche, paraurti dedicato, tubi di scarico simulati, cerchi in lega maggiorati da 17 pollici e logo FR. Sviluppata sulla stessa piattaforma MQB di ultima generazione, la nuova Seat Leon presenta una gamma di motori molto interessante. I benzina si compongono prima di tutto dei piccoli TSI 3 cilindri turbo da 1 litro con potenza da 90 e 110 cavalli. Poi abbiamo il 1500 TSI da 130 e da 150 cavalli, mentre il top di gamma assoluto sarà il 2000 TSI da 190 cavalli di potenza con cambio automatico a doppia frizione. Nei diesel invece troviamo i classici 2000 TDI con potenze da 115 e da 150 cavalli. Seat non ha dimenticato però il metano con il 1500 TGI da 130 cavalli e un'autonomia da 440 km solo usando il gas naturale. E infine abbiamo gli ibridi. Il sistema Mild Hybrid ETSI si presenta con potenze da 110 e da 150 cavalli, mentre il plug-in hybrid accoppia un motore 1400 TSI a benzina con un motore elettrico collegato a un pacco batterie agli ioni di litio da 13 kWh per una potenza complessiva di 204 cavalli e un'autonomia massima solo elettrica di 60 km.